Ed eccoci ritornati con i consueti granuli di amido che ho estratto sempre da una patata che si è offerta volontariamente per l'esperimento, osservati al microscopio in luce polarizzata linearmente, a cui ho anche aggiunto, oltre ai filtri polarizzatori, una lamina di ritardo d'onda, in modo da poter evidenziare meglio questi colori, altrimenti si andrebbe in estinzione e non si vedrebbe molto bene l'immagine. Ma rispetto alle altre volte, qui voglio farvi vedere una reazione chimica. E voi direte: che ficata, una reazione chimica sui granuli di amido. O forse non lo direte. Comunque... La reazione chimica che voglio farvi vedere al microscopio è una delle più classiche che si effettua sull'amido, e sarebbe la reazione con il reattivo di Lugol, cioè una soluzione iodio-iodurata. Praticamente il reattivo di Lugol è una soluzione che viene preparata sciogliendo dello iodio elementare, quindi iodio, diciamo, metallico, insomma, quei cristalli viola, che quindi nella sua forma elementare, in una soluzione acquosa di uno ioduro, e in genere si utilizza lo ioduro di potassio. E che cosa succede? Succede che si viene a formare, praticamente lo iodio reagisce con lo ione ioduro e si viene a formare quello che è lo ione triioduro, che è praticamente è uno ione, diciamo, polialogenato. È composto appunto da tre atomi di iodio che sono concatenati assieme e hanno una carica complessiva netta meno 1, quindi rimane carico negativamente. Però questo ione triioduro ha un'attività chimica diversa rispetto allo iodio o allo ioduro, allo ione ioduro semplice. In particolare, con l'amido e anche con altri biopolimeri, riesce a fare una bella reazione chimica. Ora vi faccio vedere la reazione e poi vi spiego un po' più nel dettaglio. Adesso con la pipetta prendo, ovviamente non mi potete vedere, prendo una goccia del reattivo di Lugol e la metto qui sul vetrino. Ora la sto aggiungendo. Molto cautamente per cercare di non far saltare il fuoco all'immagine. Vediamo. Ora la faccio entrare nel coprioggetto per capillarità, se la tira dentro. Ecco, oddio. Il flusso è un po' esagerato, ma vabbè. E ecco, già fantastico, come vedete sta diventando tutto viola. Viola quasi nero, diciamo. Fantastici questi granuli quando reagiscono con il Lugol. E adesso vengo alla spiegazione. Intanto lascio a fuoco questi, che probabilmente questi hanno reagito di meno, magari continueranno ancora la reazione, diventeranno gradualmente, oppure no, anzi, mi sposto un po' lungo il vetrino intanto che parlo. Dicevo, vedete dove è venuto in contatto diretto la soluzione
di triglio duro ha appunto determinato una fortissima reazione, una fortissima alterazione del colore in questi granuli di amido. Questo perché il triglio duro riesce praticamente a interagire con le eliche di amilosio che compongono l'amido. Scusate, sto appoggiando la pipetta, ecco, ho fatto, adesso ho le mani libere. Dicevo, il triglio duro praticamente si insinua all'interno delle eliche formate dall'amilosio, e lì praticamente va a formare un complesso con l'amilosio, complesso che appunto ospita bene questi atomi di iodio all'interno di queste eliche. E questo complesso ha la caratteristica di assorbire piuttosto bene nella luce visibile, e quindi quello che vedete è praticamente che il granulo di amido, o anche proprio l'amido a livello macroscopico, assume questa colorazione che va appunto da toni viola fino a proprio praticamente nero, vero e proprio nero, perché avete visto, ci sono dei granuli che sono molto molto pigmentati come questi. Invece questi qui hanno reagito un pochino di meno, perché probabilmente non sono stati investiti direttamente dalla corrente di reagente di Lugol. E questa reazione è molto importante perché permette di evidenziare piuttosto bene appunto l'amido e comunque componenti che vengono detti amiloidi, cioè che hanno una reazione diciamo analoga, che quindi si scuriscono. E questo quindi non riguarda solo l'amido, ma anche altri tipi di polisaccaridi o comunque sia di polimeri più in generale, perché ad esempio anche polimeri sintetici come il polivinil pirrolidone reagiscono formando dei complessi. Quindi non è solo diciamo una cosa di prettamente biologica o di microscopia. E quindi permette di identificare vari polimeri, dicevo, soprattutto polisaccaridi. In particolare, forse una delle cose che avrete sentito, se appunto seguite i miei video, quindi vi interessa anche la micologia, avrete probabilmente sentito il famoso reattivo di Meltzer, che è utilizzato per fare dei test sulle spore, e magari avrete sentito i termini spore amiloidi, spore destrinoidi. E questo qui appunto è il reattivo di Meltzer, è sostanzialmente un reattivo sempre a base di triglio duro, con l'aggiunta di praticamente una formula leggermente diversa, ma è praticamente uguale a Lugol dal punto di vista diciamo chimico. C'è solo aggiunto il cloralio idrato, che facilita sostanzialmente la penetrazione dello ione triglio duro all'interno delle strutture delle spore che si vogliono evidenziare. E quindi vi potete trovare dei casi come appunto spore che vengono dette amiloidi, che quindi diventano viola o comunque sia tendono a scurirsi verso il viola nero, e per esempio queste ad esempio classico esempio, le spore di Amanita phalloides sono spore che presentano reazione di tipo amiloide. Invece ci sono spore di altri funghi che o non reagiscono per niente e quindi sostanzialmente
appaiono, cioè anche se vengono appunto in contatto con la soluzione di Meltzer o quella di Lugol, sostanzialmente rimangono dello stesso colore, non subiscono alterazioni, e altre invece che vengono dette destrinoidi, e quelle lì praticamente invece hanno una reazione che invece di dare una colorazione violacea danno una colorazione che può andare dal rosato al rossastro. E destrinoidi perché viene detto destrinoidi? Perché il tipo di reazione assomiglia a quella che hanno le destrine, che sono delle piccole catene di glucosio piuttosto corte con lo iodio, che appunto danno una colorazione rossa. Invece catene lunghe, come appunto quelle dell'amilosio, danno queste colorazioni scure. Poi, come ho detto, ci sono anche altri biopolimeri. Poi, sempre anche in ambito microscopico, a livello sempre di micologia, oltre che di botanica, questo tipo di reazione può essere ad esempio impiegato per mettere in evidenza alcune ornamentazioni sporali o comunque alcune strutture anche delle cellule vegetali. E un altro esempio classico è l'utilizzo sempre del reattivo di Meltzer o di Lugol per appunto evidenziare le ornamentazioni sporali nel genere russola, e che sono uno degli elementi che si vanno a valutare quando si osservano le russole al microscopio. Uno di questi è anche appunto le ornamentazioni sporali, che possono essere appunto messe in maggior risalto con un contrasto utilizzando questo reagente. E va bene, guardate che bello, veramente è fantastico. Soprattutto a me personalmente piacciono questi che non sono completamente scuriti e che ancora manifestano ancora quelle colorazioni indotte dalla luce polarizzata, e a me piacciono veramente veramente. Uno spettacolo, cioè, si vede sempre quella specie di croce di Malta, e però anche il viola dello iodio. È veramente bello, fantastico. Ecco, questi granuli invece, questi qui sostanzialmente hanno reagito poco o niente, perché non erano nel flusso, nella prima ondata del reattivo, perché il reattivo qui questi invece hanno reagito, vedete? Il reattivo l'ho fatto entrare di lato per capillarità, e quindi si è un po' mescolato, un po', diciamo così, alla buona, quindi non è distribuito in modo uniforme. E ecco, guardate qui, è bellissimo, veramente, wow, spettacolo per gli occhi. Bellissimissimo, fantastico, wow, bellissimo. A queste qui faccio delle foto poi. Va bene, penso di aver più o meno concluso il discorso. Spero di essere stato abbastanza comprensibile. E se ci sono domande, come sempre, scrivete nei commenti. Anche vi spiego, eventualmente vi scrivo la formula per realizzare il reattivo di Lugol o il reattivo di Meltzer, o comunque dove lo potete trovare, perché adesso che in farmacia non tengono più la tintura di iodio, diciamo quella vecchia, vecchio stile, quella idroalcolica, già è magari un po' più difficile procurarsi le...
un reattivo, diciamo anche un sostituto del reattivo. E però ovviamente online si trovano negozi specializzati per microscopia che hanno il reattivo già bello pronto. Che bello questo, che bello. Quindi appunto per domande, qualsiasi cosa, scrivetemi nei commenti, come sempre io quando ho tempo e soprattutto se riesco a rispondervi vi rispondo. Se il video vi è piaciuto, queste cose vi interessano, fate quelle cose che si dicono di fare, cioè iscrivetevi al canale, condividete e tutte queste cose qui, mettete mi piace, mettete non mi piace, insomma fate come vi sentite, come vi viene così. Improvvisate. Un po' come improvviso io i video. Non bene, diciamo, con risultati un po' strani. E va bene, quindi qui un saluto dallo iodio, da Lugol, iodio iodurato, in particolare se vogliamo essere pignoli, trioduro, e i granuli di amido, sempre qui in microscopia polarizzata, questa volta contrastati. E un saluto ovviamente da Alberto Malapioni. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!